Per una volta Davide ha sconfitto Golia. L'antitrust ha infatti accolto in pieno una denuncia del Codacons e ha inflitto a Italy una maxi multa da 50.000 euro per informazioni ingannevoli rese ai consumatori. Il gigante dell'alimentazione è scivolato sul vino. La sanzione è stata infatti stabilita dopo aver verificato che il gruppo di Oscar Farinetti ha messo in vendita, a partire da aprile 2014 e almeno fino a gennaio 2016, alcuni vini prodotti dalle aziende aderenti all'associazione Vino Libero, utilizzando un'etichetta recante la dicitura Vino Libero sui bollini adesivi apposti sulle bottiglie e sulla cartellonistica presente nei punti vendita. Secondo l'Authority, tale dicitura avrebbe ingannato i consumatori, lasciandogli credere che questi prodotti fossero totalmente liberi da concimi chimici, da erbicidi e da solfiti. Invece, come accertato dal Codacons, i solfiti c'erano. Si tratta di un grande successo per il Codacons e per tutti i consumatori, in favore della trasparenza che deve essere sempre garantita, anche dai colossi come Italy che godono di potenti appoggi, a partire da quello del Premier Matteo Renzi. Ha commentato la vicenda il presidente dell'associazione, Carlo Rienzi.